Software che vi presento oggi è Mixer Video ed è un progetto sperimentale di Flyer, l'agenzia dove ci troviamo, che si occupa di new media e comunicazione. All'interno di questa agenzia portiamo avanti dei progetti sperimentali come Shock Art e Vernice. Shock Art ha avuto anche i suoi riconoscimenti essendo stata invitata a San Francisco come progetto di arte e new media incentrato sulla web art. Oggi vediamo questo Mixer Video che nasce dall'idea di portare nel mondo del live anche il video. Un mixer pesa soli 36K. Ovviamente per farvi vedere qualcosa vi devo portare davanti a un computer. Una delle caratteristiche principali è il fatto di essere fatto appunto in tecnologia Flash. Flash, tecnologia per la creazione di siti web con contenuto interattivo dinamico come video e animazioni vettoriali che non richiede una banda molto ampia. Quindi di supportare in maniera nativa tutti i formati vettoriali. Questo vuol dire che appunto un'immagine vettoriale può sormontare un video senza il bisogno di utilizzare chroma key o trucchi particolari per sfondare queste immagini. Noi abbiamo cercato di puntare ad un player molto sofisticato più che a un mixer video con degli effetti interni. Prima cosa da fare è scegliere una libreria per ogni canale. Oltre a tutte queste librerie che comunque possono essere precompilate, c'è la possibilità di utilizzare un ingresso video che io adesso dovrei avere sulla mia webcam, ma potrebbe essere anche un videoregistratore. Abbiamo quindi questi quattro canali principali, più qui sopra troviamo un quinto canale che è una sparaconcetti. Nel fare la VJ uso prevalentemente il flexer. All'interno delle mie proiezioni ci sono io o delle proiezioni di me, come ad esempio delle mie amiche o delle persone che io ritengo molto simili a me, molto vicine a me e che in un certo qual modo mi rappresentano. All'inizio il flexer aveva un'altra interfaccia con meno canali, era disposto in maniera differente. Dopo che sono arrivata io, a forza di scocciare Gianluca con una serie di problematiche, siamo riusciti a ottenere questo tipo di interfaccia, di cui manca un pezzetto qua, che è rivisibile e ridotta in questa barretta che vedete qui sotto, dove si hanno quasi tutte le potenziali funzionalità che ha il flexer in full screen, non in full screen. La cosa più bella è lavorare appunto con chi fa il software e quindi guardarlo male quando il software fa le bizzeffe. Oppure tipo congratularsi live, guarda cosa riusciamo a fare sempre con le stesse cose e con le stesse immagini. I prossimi sviluppi di Flexer saranno sicuramente sul sito internet per renderlo più funzionale e dare ancora più servizi alla community che si è rivelata un po' un successo inaspettato. Ricordo che questo software è gratuito e viene distribuito sul nostro sito internet flexer.net, basta una semplice registrazione, quindi correte a scaricarlo.